Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo della high carbs, quindi dieta ad alta carboidrati, e low carbs, quindi diete a bassi carboidrati. Facciamo un po' un paragone tra i due sistemi e i due metodi per cercare di capire qual è meglio. E vi spoilero anche questa: non c'è esattamente un meglio. Cerchiamo di capire nel dettaglio. Allora, parliamo generalmente di una fase di dimagrimento, perché, o di recomp in generale, perché quando parliamo di fasi di bulk, quindi di massa, generalmente la soluzione ideale è comunque spingere il più possibile sui carboidrati, perché sono quelli il substrato che noi andiamo a utilizzare. E ricordiamo che nelle fasi di massa l'alimentazione e anche la scelta di avere un certo surplus calorico, un'aggiunta calorica, si basa sulle richieste dell'allenamento e si deve basare su quello. L'alimentazione è funzionale all'allenamento, quindi aumenteremo le calorie solo nel momento in cui è richiesto dal nostro allenamento. Quindi in primis la logica di progressione sull'allenamento, per cui la richiesta che ci farà il nostro allenamento è inevitabilmente a carico dei carboidrati. Dobbiamo sempre mantenere una CG ratio tra il 5 e 10, ho già fatto dei video sulla CG ratio, quindi vi rimando a rivederli, quindi non tenere i grassi quanto più bassi possibile, logicamente, ma avere già un buon livello di grassi che sia proporzionale ai carboidrati. Però normalmente è un approccio tendenzialmente ai carbs, e questa è una cosa in realtà molto molto pacifica nel campo del bodybuilding, nel campo della nutrizione, sono regole di nutrizione in generale. Ricordiamo che per la scienza della nutrizione non è tanto importante la quantità di grassi quanto piuttosto la qualità, quindi non abbiamo bisogno di un surplus di grassi, che in realtà è quello che più facilmente viene depositato come scorta adiposa rispetto ai carboidrati. E soprattutto l'allenamento è un allenamento anaerobico, quindi un allenamento in assenza di ossigeno, per cui i grassi non possono essere utilizzati proprio, neanche gli MCT, perché molti mi chiedono: ma posso utilizzare gli MCT prima dell'allenamento? No, comunque non vengono utilizzati, perché dovrebbero essere ossidati e noi lavoriamo in assenza di ossigeno. Ok, detto questo, parliamo di una situazione di recomp, quindi normocalorica in generale, e una situazione più nello specifico di dimagrimento. È meglio un approccio ad alti carboidrati o a bassi carboidrati? Allora, normalmente quello che vediamo un po' dalla letteratura, da diversi studi che sono stati fatti, è che l'approccio a bassi carboidrati è un approccio che funziona tendenzialmente meglio in soggetti che hanno una problematica di resistenza insulinica. E questo è il motivo per cui la dieta Atkins, le diete chetogeniche in generale, sono delle diete che funzionano meglio sulle persone in generale, perché normalmente le persone, quando sono leggermente in sovrappeso o comunque mangiano male, hanno delle problematiche di sensibilità insulinica per via del surplus calorico, per via del surplus di zuccheri che c'è normalmente nell'alimentazione. Quindi da questo punto di vista queste diete funzionano meglio. Nel nostro caso specifico, venendo da una fase di off-season di surplus calorico, è abbastanza inevitabile che non tanto ci siano problemi di sensibilità insulinica, perché di nuovo l'alimentazione dovrebbe essere sempre funzionale all'allenamento, quindi non si dovrebbe mai arrivare al punto da creare una resistenza insulinica, però la sensibilità insulinica inevitabilmente dopo mesi e mesi di surplus calorico va ad essere inficiata. Per questo abbiamo detto che ogni tanto vanno fatti dei mini cut, eccetera. Per cui in questo scenario idealmente iniziare una fase di dimagrimento o comunque impostare una fase di recomp scendendo di carboidrati e salvaguardando la quota di grassi che avevamo nella nostra alimentazione, ripeto, questo come start point, come punto iniziale, punto di partenza, è la soluzione generalmente migliore. Cioè assistiamo subito a un buon miglioramento, miglioramento che è dovuto proprio al fatto che in una situazione di sensibilità insulinica leggermente compromessa togliamo i carboidrati, quindi andiamo subito a ripristinare una certa omeostasi glicemica e una capacità del corpo di riutilizzare al meglio i carboidrati. Ora, va detto una cosa: la sensibilità insulinica si recupera indipendentemente dalla strategia alimentare che facciamo, quindi anche con un high carbs, finché scendiamo di calorie, quindi abbiamo un deficit energetico e scendiamo di BF, di massa grassa, la sensibilità insulinica ne beneficia e migliora. Semplicemente togliendo subito i carboidrati abbiamo un miglioramento che avviene subito in acuto, perché in un certo senso togliamo il problema. Quindi nella prima fase una dieta low carb è una buona soluzione. Se ci stiamo preparando per una gara, quindi se vogliamo spingere tanto, ecco, è sicuramente una buona soluzione quella di andare a depletare abbastanza, e in un prossimo video parleremo di come gestire l'allenamento in queste fasi, però andare a depletare abbastanza, affamare abbastanza il corpo, scendere molto di carboidrati, salvaguardando di nuovo in parte una certa quota di grassi che dovrebbe aggirarsi più o meno sugli 0,7 fino anche un grammo per chilo di peso corporeo, in base al quantitativo calorico che voi avete logicamente a disposizione, a un bilancio genere.
Ora, questo comporterà che sarete molto più vuoti, molto più scarichi, il corpo man mano andrà in affaticamento, però è tutto un qualcosa di funzionale, perché nel momento in cui scarichiamo molto il distretto muscolare, i muscoli in generale, di glicogeno, poi ci sarà una migliore capacità di sovracompensazione. E vogliamo sfruttare dopo un eventuale up glucidico, che come vedremo può essere molto molto vantaggioso, però in questa fase, come detto, il nostro primario focus, il nostro primario obiettivo è quello di scendere il più possibile di body fat. Quindi andare a sacrificare, ovviamente con gradualità, con lentezza, la quota di carboidrati è in generale la soluzione migliore. Fino a che punto? In generale fino al punto in cui il distretto non inizia a accusare veramente veramente tanto, e anche là l'allenamento dovrebbe essere regolato ad arte, e si svuota del tutto. Quindi non semplicemente non abbiamo pump in palestra, il pump in palestra se ne va, leggermente diminuisce, i livelli di energia vanno sottoterra quando la BF scende abbastanza. Se lo vedete dal viso, non so quando state vedendo questo video, magari lo vedrete tra un pochetto e direte, dopo aver visto un mio video nella fase di bulk, direte oddio, qua Ludovico stava sotto gara. Sì, sto sotto gara, quindi so di cosa parlo, però generalmente a un certo punto è come se implodete, ok? Andate ad implodere, siete veramente visivamente molto molto vuoti, indipendentemente di nuovo dal pump in allenamento, anzi è un qualcosa che succede dopo aver perso il pump in allenamento, e a quel punto vuol dire che bisogna ringranare, bisogna rimettere la marcia, e da là effettivamente andare a sacrificare in parte la quota di grassi. E io quello che preferisco è fare anche un sacrificio da un punto di vista proteico, inserendo molti amminoacidi essenziali che sfruttano delle vie metaboliche diverse, quindi hanno un impatto da un punto di vista calorico diverso rispetto alle proteine, e andare a spingere sui carboidrati è un'ottima soluzione, perché in questo caso il muscolo si riempirà, avremo un effetto di boost metabolico, per cui in realtà i carboidrati verranno utilizzati principalmente per riempire il muscolo inizialmente. Questo però contemporaneamente fa rialzare il metabolismo, e quindi saremo delle fornaci, e lo assistiamo tantissimo negli atleti che sotto gara, proprio le ultime settimane, iniziano a alzare tanto i carboidrati e magari arrivano con 500, 600, 800 grammi di carboidrati sotto gara, che sono completamente strappati e non tirano acqua. È un qualcosa che si è visto molto, anzi se avete visto i nostri podcast ne parlavamo con Marco, sia io che lui nelle scorse preparazioni siamo saliti molto di carboidrati proprio sotto gara, senza prendere veramente neanche un etto. Quindi l'approccio poi finale migliore è generalmente un approccio ai carb. Ora, se non dovete prepararvi per una gara ma dovete semplicemente scendere di BF, il mio consiglio è quello di fare un iniziale periodo di low carb in qualche modo, quindi sacrificare la quota di carboidrati ma non scendere oltre un tot. Quindi l'esempio che vi ho fatto comporta anche scendere a una depletione quasi completa, quindi veramente un 50-100 grammi di carboidrati magari nel post workout e basta. Però normalmente quando invece vogliamo trovare un po' un compromesso e semplicemente scendere di BF, allora il mio consiglio è quello di scendere ad un livello iniziale di BF sacrificando i carboidrati per sfruttare questo effetto acuto di miglioramento della sensibilità insulinica, e scendere ad un livello iniziale finché la BF non scende a livelli fisiologici. A quel punto avremo recuperato in termini di sensibilità insulinica, e da là quello che dovremo fare è semplicemente mantenere una costante quota di carboidrati, magari scendere un filino di grassi, e utilizzare quindi un approccio ai carb, perché i carboidrati andranno a sostenere quella che è la performance in allenamento, ci permetteranno di spingere, non andremo a essere troppo depletati, non scenderemo troppo di BF, ma di nuovo non è questo il nostro interesse. Magari possiamo puntare ad aumentare il NEAT, possiamo puntare ad aumentare l'allenamento, anche il volume di allenamento, questo ci permetterà gradualmente di andare a dimagrire, potremo sostenere l'aumento del volume di allenamento perché avremo un po' più di carboidrati in corpo e otterremo benissimo il nostro scopo. Quindi nei casi in cui non dobbiamo salire su un palco, un high carb è generalmente una soluzione migliore, perché ci permette di avere un risultato estetico e anche di performance migliore senza di nuovo dover scendere a livelli di BF drammatici. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, scrivete qua sotto soprattutto le vostre esperienze. Io dal mio punto di vista, se un atleta deve andare in gara deve affrontare un periodo in cui le calorie sono veramente veramente molto basse, i carboidrati rasentano veramente quote bassissime. Se vuole arrivare spellato, poi molti atleti hanno geneticamente un set point basso e quindi non c'è bisogno per rientrare in categoria di arrivare a questo, però gli stessi atleti, se facessero una low carb molto molto pesante, arriverebbero veramente senza pelle sul palco. Quindi è una strategia che generalmente si presta meglio. Fatemi sapere che cosa ne pensate e scrivete qua sotto qualsiasi domanda, sarò ben lieto di rispondere, e noi ci vediamo al prossimo video.